Don Gianni Cogorno ci ha fatto sposare qua. E noi siamo contenti perché mio marito è qui della campagna. Ecco, ma dove, di dove era nato? Località Prato. Quindi è proprio nato qua, proprio qui, in località Prato. Perciò è proprio di Portofino, diciamo. Ma che giorno, che giornata era? Era maggio? Era il 12 maggio, ma era un po', pioveva un po', però era bello lo stesso. Quel giorno lì è bello comunque. Sì, poi mi hanno messo il pavese, hanno fatto la sparata, perché mio marito faceva la sparata a San Giorgio. E insomma, e poi c'erano amici, parenti, è stata una bella giornata, veramente. Ma questa chiesetta qua, quindi, per la gente che vive qua, è un... è importante. Eh sì, specialmente per quelli del monte è importante, perché prima si faceva anche le feste, venivano anche i banchetti, venivano, e poi si faceva anche la processione, ma c'eravamo anche tanta gente. Adesso si portava la statua giù all'oratorio, dove adesso poi la statua andrà. È un luogo caro a chi vive o è nato o è cresciuto sul monte di Portofino, la cappella di San Sebastiano, origini incerte, legate al culto del santo che si pensava liberasse dalle pestilenze, a cui era devoto San Carlo Borromeo, vescovo di Milano nella seconda metà del Cinquecento, la cui fama si diffuse anche in Liguria, colpita dalla peste proprio in quegli anni e nel secolo successivo. È stata per decenni il luogo in cui gli abitanti del monte hanno celebrato i momenti significativi della vita delle famiglie. Era profondamente danneggiata dagli anni, ma ora, grazie ad una donazione, è stata ristrutturata dalle fondamenta al tetto. L'idea è venuta perché, venendo qua da 30 anni, abbiamo casa a Portofino. Ogni volta che passavamo di qua a fare una passeggiata si passa forzatamente davanti alla chiesa ed è un peccato, stringeva il cuore vedere questa piccola cappella abbandonata. Quindi mi hanno detto una cosa che possiamo fare e l'abbiamo fatta, insomma, per la comunità, per i fedeli, ma soprattutto come punto di riferimento, come diceva il Signore prima, amici vicini e lontani. I genitori oggi non hanno potuto esserci, ma è proprio tutta la vostra famiglia che in qualche modo si sente legata a questo luogo. Sì, i nostri genitori vengono qui da 50 anni, noi siamo anche cresciuti qui, abbiamo passato molte estati qui, lo amiamo questo posto, è un posto unico, magico, e va preservato e tutelato. Poi la storia si ripete, adesso i nostri figli, che sono ragazzi giovani, vengono qui e quindi siamo molto legati a questo luogo magico. Questo restauro che livello di difficoltà ha presentato? Sicuramente alto, alto ma stimolante anche dall'altro punto di vista. È complesso perché abbiamo dovuto mantenere le caratteristiche storiche e culturali di questo immobile, però abbiamo dovuto anche modernizzarlo, quindi renderlo salubre, renderlo diciamo più moderno, quindi tra virgolette ovviamente, e quindi è stato abbastanza complesso, diciamo. Gli scavi poi hanno comportato il ritrovamento di reperti umani, quindi anche quello è stato ovviamente una componente di difficoltà che ci ha portato a dei ritardi inevitabili, ma devo dire che grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti ad arrivare a un risultato nei tempi prestabiliti, quindi molto bene. La cappella è stata oggetto di un restauro completo dal tetto alle fondamenta. Qual è stata la scelta dei materiali? Materiali è stata una scelta condivisa sempre con la sovrintendenza, e quindi abbiamo rispettato completamente, fedelmente, i materiali tipici di Liguri e della tradizione, quindi dall'ardesia al legno di castagno al marmo, quindi materiali tipicamente liguri e del luogo. I tempi sono stati rapidissimi per un restauro così importante? Devo dire di sì, abbiamo cominciato, diciamo, a aprire il tetto, quindi a rifare il cemento del tetto a giugno, e siamo arrivati adesso al risultato, quindi molto, molto soddisfacente, è un motivo d'orgoglio anche per noi, diciamo, sì. Il colore è stato scelto, premetto che è sempre difficile scegliere il colore, è un tema abbastanza divisivo, come dicevo prima, però in questo caso appunto ha vinto la memoria popolare, diciamo che la gente si ricordava questa chiesa di San Sebastiano con questo colore. Diciamo che la metodologia, che è abbastanza diversa dal solito in quanto è stato usato un metodo affine all'affresco, proprio nel rispetto anche dei materiali che sono stati usati, materiali antichi, per cui si è voluto riprodurre un effetto simile all'affresco, a velature sovrapposte, proprio su richiesta della sovrintendenza di Don Giosso, e con l'apporto del geometra Ramasco, che è fondamentale. Uno
solo una curiosità, quanto influisce sugli intonaci, comunque sia sulle tinteggiature esterne, il mare così vicino in questa fetta di Liguria? Sì, il mare può influire negativamente, in effetti. Proprio per questo sono stati usati materiali più possibili adatti, diciamo, materiali naturali, traspiranti. In questo caso la scelta è stata quella dei silicati, che sono comunque quelli che col salino, diciamo, hanno meno problematiche, insomma, future. Sopra l'altare un'immagine di San Sebastiano realizzata da Roberto Altman. Sul suggerimento di Don Giosso, su alcuni riferimenti, è partito da un'opera conosciuta di San Sebastiano del pittore spagnolo Ribera. Da lì, che è stato uno spunto di Don Giosso per quanto riguardava un'iconografia, poi io l'ho interpretata e l'ho resa più personale. Naturalmente la mia pittura, per chi mi conosce, risente di una formazione classica, però in chiave più contemporanea. Diciamo che non può essere confusa con un'opera del passato, perché ci sono comunque delle letture tecniche, esecuzioni tecniche che sono più contemporanee. Che materiali ha usato? Cioè, qual è la tecnica pittorica che ha applicato? Ecco, la tecnica un po' particolare, nel senso che si rifà invece in questo caso al classico, cioè quindi è una preparazione su tavola a gesso, a tempera, con velature ad olio. Cosa significa? Che l'impostazione iniziale del dipinto, diciamo la base, il punto di forza, viene dato attraverso la tecnica della tempera. Poi la velatura, che è praticamente la diluizione del colore, molto molto liquido, diciamo così, fluido, viene data con tempi lunghi, perché devono asciugare i vari strati, quindi questo per ottenere delle trasparenze che altrimenti non si potrebbero ottenere. La festa per l'inaugurazione ha rispettato la tradizione, la salita al monte a piedi, la messa, quest'anno celebrata dal vescovo Giampio De Vasini, e il pranzo condiviso. Accanto alla chiesa il comune realizzerà nei prossimi mesi una piazzetta vista Golfo del Tiguglio. E adesso il comune farà la sua parte e qua di fianco anche noi faremo un recupero in questo terreno adiacente alla chiesa, faremo una bella piazzetta pubblica per tutti, da poter, credo, veramente sedersi, e in questo posto qua credo che sia uno dei posti più belli del mondo. Daremo una bella definizione col piano urbanistico ormai, che è pronto ad arrivare fra un mese o due. Qua è prevista la realizzazione di una piazzetta pubblica, perciò credo che definiremo questa, per il meglio, questa zona meravigliosa. Quindi nel PUC in approvazione, diciamo tra uno o due mesi, è inserita questa nuova piazzetta. Fondi comunali? Fondi comunali, assolutamente sì. E questa piazzetta qua adesso, fra due mesi il PUC, proprio il procedimento del piano urbanistico, è definitivamente chiuso, abbiamo già trovato l'accordo qua con i privati, che li ringrazio, e faremo la progettualità per fare questa bellissima piazzetta. E così il monte riavrà del tutto il suo luogo di memoria. Com'è che dite voi? San Bastian? San Bastian in Ua in Satu de Can.